città, gente tranquilla che lavora, lavoro c'era l'erba. Io lo so, mi prendo, mi stai facendo tutta l'erba. C'è ancora la speranza? Basta, non posso. Giustamente, voi quando iniziate a cantare, non glielo avete fatto l'applauso, e la corrente. Un applauso in avanti! Però il grande Francesca, vieni qua, Francesca. Vieni tu? Sempre quella. No. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in viaggio, ma in giro da casa fuori città, questo è mio, gente tranquilla che lavorava là dove c'è. Per aiutare la tua fidanzata, dai. La casa in mezzo a tutti i tuoi fai ridere come in alta. Sì, sì, lo dico, è festeggiato. Questo ragazzo è in una via lui, si divertiva a giocare con te. Buongiorno, pronto!
segni, di nuovo segni, anche profili e personaggi. Cioè, andiamo un po' a dire bene, non ti fare... Sei intromesso ormai. Sei già pronto a dire. Francesco, ti lascio ancora questa occasione, siediti qua. Dove? Aspetta. Dica. Mamma mia, che sudato. Paola. Gloria, ok. Terza serie sei andata. Però l'ultimo giro, l'ultima corsa. Io devo vedere chi vince. I giovani, il futuro. Oh! Le persone mature! Ciao, sono Francesco, sono una ragazza molto bella. Ti amo tutte. Dai, dai, mia, non è vero. Allontaniamoci dalla musica, mezzo mezzo mamma. Aspira, aspira. Ciao, sono Luisa, però non si sente questo cazzo di elio. Si sente dalle qua. Ah, veramente, io non me ne accorgo. No, non vale, con troppa voce pesante. Quello, grazie. Sono un cittadino, ciao, comunque io sono Francesco, sono della terza sponda. Tu come ti chiami? Non me l'avessi mai visto. Mettere in bocca. Ti devi fare una bella risata dopo che... No! No. Aspetta! Ciao, sono Filippo per il palloncino arancione. Pappandan. Giovanni! Giovanni, auguri! Tanti auguri! Ciao, sono Giorgio! No, no, no! Tira, tira! Ma sono a te, funziona! Ma c'è, me ne vedo che sto facendo un po'! A me ha funzionato! Io sono Francesco, sono una bellissima ragazza di 16 anni. Oggi ho dato il mio primo bacio a Michele e a Filippo. Sono molto contenta, molto. Noi no. Ciao, invece sono, ciao, ora sono Lisa, Ugo. Sono una bellissima ragazza di 15 anni, da grande voglio fare la velina. E stai male la voce, proprio. Dai, sbagliamo. Basta, basta.
Io sono Luca Laurentiis. Sì, ma non è così accentuato come si fa. Vabbè, no, uno si aspetta di più, invece è soltanto una cosa più metallica che quando le corde vocali. Ma facci tu cazzo, immagini, fai tu cazzo tu quando? Ma che sto facendo? Ma se ne una qualche palazzo. Franci! Ma da dove l'hanno preso adesso? Fatti una bella risata con questo, una di quelle risate che si fa dura. Ah, quella diabolica. Vediamo, sa come viene. Immagini. La risata diabolica con lei. Franci! Mi lasciate? No, sai mi prendo. Francesco prendi il bicchiere, ti prende per piede lui? Ma se ne dà un'intervista per piede. Ok tanto sono tutti questi qua, ce l'hai con le palle. Facciamo un altro applauso. E domani apre per a tutti, i compagni di classe. Allora Giovanni, noi ti auguriamo 4 S. La prima è la salute, che senza salute non si fa niente. La seconda è solo successo, che senza successo voglio. Che si fa? No, telepatenza che sono i soldi. Successo è perché ti auguriamo di realizzare tutto quello che vuoi. Tra questo ci sono i soldi, perché senza soldi non si cantano messe. E Francesco è quasi andato bene, significa senso! Va bene? E adesso è arrivato il discorso del maggiorenne. È bello che vogliamo il discorso. Lui perché è un filosofo. Giovanni, quattro parole, non di più, perché lo so che sei filosofo. Questa notte mi arrivo in faccia, ok? Bravo! Mi hanno consigliato di scrivere un discorso, perché questa cosa ho preferito improvvisare, perché penso sia più spontaneo e più... Bravo! Ringraziare le persone che hanno reso possibile questa festa, in particolare mio zio e mia nonna e tutti i parenti, tutti coloro che sono di questa festa. E comunque sono una parte della mia vita, spero lo saranno ancora. Bravo! Vabbè, noi che gli istruzioni dimentichiamo, siamo la buona battaglia del... Giovanni, allora, questo è un ringraziamento anche allo staff di Maria Monti. A Mario, questa sera sono sorpreso di tutti i ragazzi che stanno per l'altro lato.
i ragazzi che stanno dentro l'ho detto, Mario non ti preoccupare. Niente, se qualcuno mi lascia la macchina. Aspetto. Però dovresti riempirlo ovviamente. Che ancora Giovanni? Li trene su. Lina Pisello. Oh mio Dio. Come sei interessato? Giovanni. Proviamola adesso. Tutti quanti. Dietro ci sono le istruzioni, Giovanni. Questa è la lana, Francesco, ci preoccupiamo dei negozi che frequenti. No! Posso avere la vostra attenzione? No! La cucina che ha scritto una pulizia! E fregate! Leggo! Sì, leggo! Per Giovanni, nei computer di città, sei bello e biondino proprio come un tuo fagottino. Eri un monello piccolino, eri proprio un birichino. Da parte di Francesca, la tua cuginetta principesca. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling. At first just ghosting, turn away.